Ciao caro Gesù, sono Emanuele, ho 6 anni. La mia domanda era se Dio è il padre di Gesù, chi è il padre di Dio? Ciao! Ciao bambini, ciao Emanuele. Intanto davvero bellissimo nome, eh? Anch'io mi chiamo Emanuele e anch'io con due M. Sai, conosco davvero pochissime persone che si chiamano Emanuele con due M, quindi mi fa tanto piacere conoscerti. E poi ricordiamoci che è un nome speciale, come tutti i nomi, ma il nostro vuol dire Dio è con noi. E questo dobbiamo tenercelo a mente, ok Emanuele? Mi raccomando, soprattutto nei momenti anche un po' più difficili, ecco. Pensiamo, ma io mi chiamo Emanuele, Dio è con noi. Questo ci può dare tanta fiducia. Passando adesso alla tua domanda, che domandona la tua. Se Dio è il padre di Gesù, chi è il padre di Dio? È una domanda davvero da 1 milione di euro. Perché? Perché Dio ha creato il mondo, ha creato tutto, quando non c'era ancora niente. Non c'erano le case. Non c'erano i fiumi, non c'erano gli alberi, niente. Dio dal nulla ha creato le cose. È difficile per noi pensare, per esempio, all'infinito. Proviamo a contare 1, 2, 3, 4. I numeri vanno avanti all'infinito. Però è difficile pensarla, questa eternità, qualcosa che va avanti sempre. Però possiamo fidarci. Di Dio che è il creatore. E anche gli scienziati, sapete, lavorano tantissimo per cercare di capire da dove veniamo, cosa c'è stato prima di noi, dinosauri, e ancora indietro, indietro, indietro. Però anche loro arrivano a un punto in cui dicono, qua non sappiamo cosa c'è stato prima. E allora ecco che noi cristiani diciamo, lì c'è Dio. E allora lui non ha un papà. Però è stato il papà di Gesù, ma è anche il padre di ognuno di noi. Ha creato il mondo per noi e ci ha creato a noi esattamente come siamo. Così lui ci ha voluto proprio in questo modo e ci vuole un mondo di bene e ci accompagna, è sempre con noi. Questo dobbiamo davvero tenercelo a mente. E quando vediamo il creato, quando vediamo ad esempio un bel tramonto, le cascate, il mare, ecco, possiamo ricordarci di lui che con tanto amore ha fatto tutte queste cose meravigliose per noi. Bene, adesso allora passiamo alla seconda domanda e mi raccomando, continuate a farvi domande. Emanuele, la tua è una domanda proprio bellissima, perché vuol dire che ti interessi delle cose, cerchi una spiegazione. Cerchiamo sempre di essere curiosi per scoprire di più il mondo e gli altri. Claudia, qual è la tua domanda? Ciao, sono Claudia, ho 6 anni e vivo a Napoli. Questa è la mia domanda. Allora, perché Gesù si è fatto vedere nel passato, ma oggi no? Domanda. Ciao. Ciao Claudia, bellissima cameretta piena di pupazzi, che belli. Sai, io sono un grande fan dei cartoni, avendo tante sorelle, li ho sempre guardati e mi piacciono tantissimo e ho anche tanti pupazzi, sai, ne ho uno di Baymax, del cartone Big Hero 6 e poi un bel pupazzetto di Nemo che tengo in macchina, quindi coccolali tanto. Allora, la tua domanda è... Anche a me, sai, piacerebbe poter fare due chiacchiere con Gesù, no? Piacerebbe poterlo vedere, andarci a prendere un caffè, così magari poi mi spiega anche qualcosa. E però, sai, Claudia, noi dobbiamo sapere che sì, Gesù è venuto, si è fatto conoscere. E ogni tanto magari ci viene anche un po' il pensiero di dire: ah, ma se io avessi incontrato Gesù, sai che fede che avrei? Sarebbe facile essere cristiani dopo aver incontrato Gesù. Ma invece no, perché? Perché gli apostoli che l'hanno incontrato, che hanno vissuto con lui, nel momento più importante, quello dove Gesù è stato arrestato, sono scappati via, hanno avuto paura, non si fidavano di lui. E allora, ecco qua. Mi consola un pochino questa cosa, perché penso anch'io tutte quelle volte in cui magari è difficile avere fiducia, essere
sempre positivo, penso che anche loro, che quando l'hanno incontrato, che hanno vissuto con loro, hanno avuto un po' di difficoltà. E quindi noi possiamo pensare agli apostoli e a Gesù che però non ha mai rinunciato a stare con loro, a volergli bene. Pensate che dopo essere risorto, quando li ha rincontrati, che ovviamente loro, sai, un pochino, si sentivano in colpa perché effettivamente l'avevano abbandonato sotto la croce, ma Gesù li ha voluto bene. Quando li ha visti, gli ha detto pace a voi, gli ha dato la sua pace. Quindi, Gesù ci vuole bene sempre e soprattutto è sempre con noi. Questo è importante perché è vero, noi non possiamo vederlo, non possiamo toccarlo, ma lui è sempre con noi. Si fa anche sentire, si fa sentire nella sua parola, nella Bibbia, che chiamiamo appunto parola di Dio. Quindi quando andiamo a messa, ad esempio, possiamo incontrarlo, possiamo sentire quello che ha da dirci. Poi lo possiamo incontrare anche nelle altre persone, quando vogliamo bene, nei santi, uomini che lui ha messo sulla terra e che noi ricordiamo proprio per mostrarci quanto ci vuole bene, per darci un esempio. E i santi non sono solamente quelli che troviamo nei santini, quelli famosi che si ricordano ogni giorno, ma ci sono davvero tanti santi che magari ci sono passati a fianco, persone che sono entrate sulla terra nella vita in punta di piedi, ma che hanno amato, che hanno fatto tanto bene agli altri. Magari se ci pensiamo ci viene in mente anche qualcuno, che può essere un nonno, una nonna, un amico, qualcuno che davvero ha riempito il mondo di bene. E quindi questi santi ci aiutano ogni giorno a sentire la presenza di Gesù intorno a noi. E anche noi, a nostra volta, possiamo essere d'aiuto agli altri per fargli sentire la vicinanza di Gesù. Adesso però voglio tornare a riprendere la storia che avevo iniziato la volta scorsa. Stavamo parlando di Mosè. Tra l'altro c'è un film davvero bellissimo che vi consiglio di vedere. Si chiama Il Principe d'Egitto, se vi capita davvero chiedete ai vostri genitori di guardarlo perché merita. Noi eravamo arrivati a Mosè che si trovava a pascolare le pecore su una montagna e trova questo roveto ardente, questo cespuglio che brucia ma non si consuma. E Dio gli ha dato una missione, gli ha parlato dal roveto e gli ha detto devi andare in Egitto a liberare il mio popolo, gli ebrei che erano schiavi. Allora Mosè, preso tutto il coraggio che aveva, è partito ed è andato a parlare con il faraone e gli ha chiesto di far partire il suo popolo. Ma il faraone, come potete ben immaginare, non voleva, perché gli ebrei gli servivano come schiavi, aveva del lavoro che non doveva pagare. Però Dio ha detto a Mosè di insistere, perché voleva far uscire il suo popolo. Allora ha iniziato a mandare delle piaghe, si chiamano 10 piaghe. 10 cose che hanno colpito gli egiziani, fin tanto che siamo arrivati all'ultima piaga e il faraone si è deciso a far partire il popolo. L'ultima piaga è stata molto dura, però il faraone era cocciuto, non voleva cambiare idea. Poi ha fatto partire il popolo, allora in tutta fretta gli ebrei hanno preparato le loro cose e sono partiti. Sono arrivati davanti al mare, al Mar Rosso. E come facevano ad attraversarlo? Era diventato un problema. Poi si sono girati e hanno visto che in realtà il faraone aveva cambiato di nuovo idea e aveva fatto partire il suo esercito per attaccare gli ebrei. Loro erano spaventati. Gli ebrei si trovavano da una parte il mare che non potevano attraversare e dietro i soldati. Ma Dio ha detto a Mosè: prendi il tuo bastone e apri le acque del mare. Mosè col suo bastone puntato verso il mare ha separato le acque. Gli ebrei sono passati, poi purtroppo i soldati dei faraoni hanno continuato a seguirli, il mare si è richiuso e sono stati travolti dalle acque. Il popolo finalmente era libero. Dopo tanti anni di schiavitù si ritrovava ad essere libero. E allora ha iniziato a cantare, a suonare, facevano danze in onore di Dio che li aveva liberati. Poi
Poi Mosè è arrivato su un monte che Dio gli ha indicato e lì Dio gli ha dato i 10 comandamenti, le tavole della legge. Delle regole che servivano per far vivere il popolo insieme. E questi sono molto importanti ancora per noi. I 10 comandamenti sono davvero la strada, la via che ci indica Dio per essere felici. Allora, spero che la storia vi sia piaciuta. Adesso io vi lascio a Tommasino e vi saluto tanto. Ciao bambini, noi ci vediamo sabato prossimo. Ciao!